Siamo in Messico. Buongiorno ragazzi, io sto andando a scuola e c'è un bellissimo sole. La mia compagna di banco mi ha appena fatto un biscotto. Oh, if you offer me free food, I accept. Thank you very much. Okay. La lezione è finita. Goodbye, guys. Fra 2 giorni lascio San Diego e vado a Los Angeles. Questo vuol dire che oggi è l'ultimo giorno utile per andare in Messico. Perché lo sapete che San Diego è al confine con Messico? Noi siamo a 20 minuti di macchina da Tijuana, che è la città più vicina qua. Tijuana, da quanto ho capito, è una città di festa. Ci sono molti club, si va a ballare, fare cose. Ma mi conoscete, non sono un animale notturno. Di notte preferisco montare video. Però, dato che volevo andare in Messico e non perdermi questa opportunità, oggi ho deciso di andare a pranzare in Messico. Il mio piano è quello di mangiarmi del vero cibo messicano. Anche se purtroppo andare in una città al confine non è come andare nel vero Messico, suppongo. Kinder sta in stazione. Fortunatamente il mio hotel è davanti alla stazione centrale. Si chiama 12th and Imperial. Buenos dias, compañero. Adesso devo fare il biglietto giornaliero e poi prendiamo la blu, che ci porta al confine col Messico. Tijuana is not the best place. This is a good place. Rosarito. Is real Mexican food or is like Tex-Mex? No, real Mexican. Real Mexican food? Real Mexican. Okay. What about, where's the best place to get cheese? I like, You go in the south, you find all kinds of this different mozzarella. Armando ci ha insegnato un sacco di cose nuove sul Messico, adesso siamo pronti a sopravvivere. Prima cosa gli ho chiesto se il cibo che trovo a Tijuana è vero cibo messicano, perché col fatto che Tijuana si trova al confine, io ho paura che non sia vero Messico, giustamente, no? Però gli ho chiesto se almeno il cibo è quello messicano, lui mi ha risposto sì. Scordate cipotre, non c'entra niente. Mi ha consigliato un po' di cibi da mangiare. Inoltre abbiamo chiesto se era sicuro. Dal momento che è giorno, finché è giorno, puoi andare in giro con tutta la fotocamera che vuoi. L'importante è che non vai ovviamente in posti strani e cattivi. C'è il buon senso. Siamo arrivati al confine col Messico, yeah! È ora di levare internet sul cellulare. E ora non ho la più pallida idea di quello che bisogna fare. Una porta che porta in Messico? Ok, devo spengere la fotocamera perché qua il border non si può usare. Mi hanno appena cazziato. Siamo ufficialmente in Messico, benvenuti, bienvenidos. I controlli doganali sono stati molto molto veloci. Semplicemente ci hanno fatto firmare un modulo e poi abbiamo passato lo zaino sotto un metal detector. In tutto la cosa ci ha preso ben 5 minuti. Ora dobbiamo capire solamente come arrivare a Tijuana. Il piano adesso è andare al centro di Tijuana e mangiarci tutto quello che ci hanno detto. E voi giustamente direte, ma come fate a sapere dov'è il centro di Tijuana se non avete internet? In realtà abbiamo dato un'occhiata alle mappe che lui si è scaricato prima di attraversare il confine. Qua è uguale a Roma praticamente, guardate. Che belli gli ecomostri, sì! Siamo entrati in questo mercato molto caratteristico. Siamo entrati nel ristorante. È una cosa totalmente a caso, ragazzi. Serve salve di me? What speak English? Parlo francese. Wow. Solo di quanto costa? È succo di guava. Guardate un po' che è arrivato. Tan, tan, tan. Il primo cibo nella mia lista è la quesadilla. C'è una piadina con dentro il formaggio e pulendo anche la carne. Tu che hai preso invece? Non sia, non si sia. Sei dimenticato? No. Sono 2 succhi, 2 acque, una quesadilla, i fagioli, il pollo, le piadine, i nachos, $7 a testa. Era molto buono. Cerchiamo di arrivare al centro di Tijuana. Fresa
che sarebbe la cheesecake. Ah, lo vedo? Questa è queso fresa, anche chiamata cheesecake, torta formaggio. Mi è costata ben $2. Vediamo com'è. Non è la più buona che abbiamo mangiato, però è buona. Quanto hai pagato la crepe? 35 pesos. Mettere via la camera. Abbiamo di nuovo attraversato il confine. Come si torna a casa? Bandiera messicana, bandiera degli Stati Uniti. E ora si va a casa. Sono molto stanco. Io sono un pochino stanco. Buenas noches, amigo. Buenas noches, no, buenas noches. Ragazzi, ora sono a casa e dato che non è troppo tardi, forse questa volta riesco a montare e riuscire ad andare a dormire entro un'ora decente per riuscire a svegliarmi domani alle 7 e andare all'ultimo giorno di scuola. Facciamo il resoconto delle spese. Oggi il 31 agosto ho speso $5 sempre di birto giornaliero, più $7 di pranzo messicano, più $2 di cheesecake e poi basta, per un totale di $14 spesi oggi. Diciamo che la media è scesa drasticamente e si sta avvicinando ai $20 al giorno. Ragazzi, andare in Messico ci stava proprio. Era da tempo che volevo provare il vero cibo messicano. Ho avuto un assaggio di com'è. Adesso finisco di montare, vado a fare i compiti, mi faccio la doccia e vado a dormire. Voi mi raccomando iscrivetevi al canale se volete vedere i prossimi video e commentate qua sotto con quello che ne pensate. Ciao.